Un cordiale saluto, gentili telespettatori, e ben ritrovati ad Un Caffè Con, appuntamento con una personalità del territorio aretino per un dialogo intorno ad un tavolo di un bar, a prendere un caffè. E a prendere un caffè con noi oggi, ospite graditissima, Liletta Fornasari, primo rettore della Fraternità dei Laici. Quindi benvenuta. Salve. Buon caffè insieme a noi. Dire Liletta Fornasari vuol dire cultura, vuol dire arte, vuol dire un punto di riferimento importante proprio in questo territorio, e non solo. Autrice di numerosi volumi, soprattutto di storia dell'arte. Anzi, qual è il libro a cui sei più legata? Ma cioè, ogni libro, non dico che è come un figlio perché i figli sono sacri, insomma i libri non sono tali, però ogni libro è un po' un parto, per cui poi alla fine siamo, chi li produce è legato, chi li realizza è legato a tutti. Forse quello che ha segnato un po' una svolta è stata la monografia su Pietro Benvenuti, perché forse è un libro che ha avuto una dimensione internazionale, quindi mi ha portato un po' nel mondo. Quindi ancora più del Vasari. Sì, più del Vasari perché Pietro Benvenuti ha, come dire, non sono paragonabili perché sono due epoche completamente diverse e due ruoli che hanno avuto in tempo reale molto diversi. Però Pietro Benvenuti ancora ha un mercato antiquariale, come dire, raggiungibile e per cui, cosa che non ha ovviamente Vasari, e per cui insomma questo porta ad avere contatti con un circuito più raggiungibile, insomma più abbordabile. Senti, in questo momento stai scrivendo qualcosa oppure i problemi pratici di cui parleremo stanno prendendo il sopravvento, quindi lo Purtroppo, studio rimane un po' indietro. no, allora in ponte qualcosa c'è ovviamente, non nego che il tempo non è più quello di una volta e questo è chiaro, per cui in un qualche modo lo dovrò recuperare. Ecco, la storia della Fraternità coincide con la storia di Arezzo, fra l'altro ne conserva la memoria nel suo archivio. Ecco, ma la Fraternità però non è solo storia, interviene anche nelle imprese culturali. Ecco, su cosa state lavorando in particolare in questo momento? Ma dunque, tengo a precisare che la Fraternità è una realtà meravigliosa e invito tutti gli aretini a venire a conoscerla più approfonditamente perché insegna molto nel sociale perché ti abitua a pensare di eliminare le cause per cui è necessario fare beneficenza, che è un aspetto che non è beneficenza. Beneficenza è una cosa che forse tutti possono fare, eliminare le cause è molto più difficile e la Fraternità con tutta la sua squadra ci sta provando. Ecco, ne abbiamo parlato tante volte, ma allora a questo punto possiamo anche dire qual è il ruolo, qual è l'attività vera Beh, le della attività sono tante, fraternità. appunto, è una realtà poliedrica. Oggi chiamiamo sociale tutta una serie di attività, chiamiamo culturale tutta un'altra serie di attività e poi abbiamo la campagna, il mondo dell'agricoltura, che è un altro pianeta ancora, per cui uno nell'arco di una giornata spazia da prendere una decisione su un settore piuttosto che un altro, ovviamente sempre decisioni condivise da tutti noi, perché non sono solo io la Fraternità. La Fraternità è una squadra di persone pensanti e devo dire volenterose, forse innamorate tutte della Fraternità stessa in ugual misura. E quindi di grande impegno, persone di grande impegno. E il nostro impegno, quindi condiviso in questo momento, è come dire, concentrato su tanti fronti diversi, forse qualche volta viene da pensare anche un po' troppi, però poi alla fine ci dà soddisfazione, qualche risultato si è visto e siamo felici, per cui siamo ora molto concentrati su alcune cose del sociale e siamo molto contenti di aver aperto le profughe, insomma di essere entrati in un circuito molto significativo nella nostra casa per donne sole su Civitella, ma poi abbiamo altre iniziative e poi siamo concentrati sul palazzo perché noi abbiamo promesso alla città di finirlo nel 2015, quindi io non so se io insomma sono come dire in dismissione perché ovviamente decadrò prima o poi, però questo non vuol dire, cioè bisogna lasciare un'eredità a chi verrà Certo, dopo e magari l'eredità è quella di finire il sul palazzo. palazzo torniamo. Tra i tanti temi che stai seguendo in questi giorni, appunto per la Fraternità, però ci sono anche temi che vanno al di là, ad esempio uno di questi è la questione delle sovrintendenze. Cioè ormai c'è questo rischio, se No, poi è ormai, persino realtà ormai, cioè che ormai. sparisca la sovrintendenza di Arezzo. Tu hai convocato anche una riunione qualche giorno fa, ecco.
Ci puoi fare il punto, ci puoi spiegare un po' la situazione? Il punto ad oggi è che, come dire, siamo arrivati tardi. E questa è una cosa che, come dire, mi ha addolorato a livello personale, e devo fare una, come dire, una precisazione, perché chi è dentro sa bene come funzionano le cose, però magari visto da fuori dice: ma come mai questa iniziativa in difesa, no? Cioè, ci sono interessi? No, non ci sono interessi, io li posso scrivere a caratteri, vuol dire, cubitali, nel senso, personalmente non ho nessun interesse, cioè per me una soprintendenza, per la mia libera professione, è una uguale all'altra, basta che ci dia qualche cosa di lavoro, no? Cioè il problema, e tantomeno per la fraternità, perché i nostri rapporti sono abbastanza, come dire, circoscritti a eventi come il restauro del palazzo, che ovviamente dobbiamo avere le autorizzazioni, ma poi altro no, non c'è. Anzi, ricordo che tutto il grosso del Museo Nazionale d'Arte Medievale Moderna è tutto di proprietà di fraternità, per cui insomma forse bisogna un po' rivedere le cose. Il fatto è che io vorrei con la fraternità difendere Arezzo. Ecco, questo per spiegarlo bene, perché a volte si ha un po' l'impressione nell'immaginario collettivo, no? Che queste siano dei baracconi, ecco, diciamo un po', si ha un po' quest'idea. No, no, ecco, no, possiamo no, spiegare no, perché uno difende una sovrintendenza, allora, cioè perché è importante che rimanga legata ad un territorio? Beh, prima di tutto siamo un gran territorio, questo è il punto. Ricchissimo di opere d'arte su tutti i livelli e di tutti i livelli. In secondo luogo, raggiungere un'autonomia di soprintendenza era stato, come dire, un punto d'orgoglio per una classe politica della nostra città, e non solo politica, perché il rammarico è proprio questo, anche culturale, perché Salmi si era battuto con anima e corpo per ottenere la soprintendenza d'Arezzo e siamo stati una delle prime, per cui una delle più antiche, e oso dire una delle più nobili, e aggiungo anche una delle più attrezzate, perché questo è il paradosso, cioè la soprintendenza di Siena non ha l'automobile, bisogna andare a prenderli a Siena quando c'è da fare qualcosa nei confini territoriali o qualcosa del genere. Quindi veramente non c'è un criterio in questa scelta, ma io non voglio mettere bocca su quello che ha fatto il ministro o chi per lui. Io dico soltanto che bisogna difendere la nostra città. Bisogna difendere la città perché l'autonomia di un istituto importante per la conservazione, ma anche, mi permetto di dire, per l'utilizzo di questo patrimonio in termini turistici, in termini di mostre, in termini di iniziative di qualunque genere che comunque portino il territorio locale, che purtroppo forse per primi noi ci stiamo dimenticando di avere, perché questa è la cosa grave, cioè i punti secondo me in cui bisogna veramente porre l'attenzione, anche se forse questa battaglia è stata una battaglia in retrovia che mi urta il sistema nervoso e basta, ma questo è un problema che vedrò con me stessa, ma il fatto è che qui è venuta fuori una città sgretolata, una città che non sa, una città che non conosce quello che ha, cioè non ci si rende conto che noi avremo dei musei bellissimi che non verranno più gestiti in modo autonomo dalla nostra città, eppure è roba nostra, è roba che appartiene alla nostra comunità da secoli, quindi io trovo che tutto questo sia sconcertante e questo non senso di appartenenza forse è la cosa che più spaventa. Proviamo intanto a prendere Grazie. Il caffè, non so se prendi lo zucchero, il caffè no, non tranquillizza da questo punto no, di vista. No, ma però io sono molto tranquilla, non sono serena in questa vicenda, sì, cioè, questo è chiaro, ma sono molto tranquilla. Se ho usato dei toni forti era soltanto perché questi purtroppo erano necessari, perché altrimenti aver avuto 10 mesi di tempo ci saremmo tutti mossi in altro modo. Ecco, l'importante è appunto che lo scopo sia quello di difendere un territorio, il patrimonio così importante di un territorio come questo, che veramente anzi, a questo proposito possiamo anche parlare del discorso dell'acquedotto Vasariano, della terrazza di Piazza Grande, del palazzo di Fraternita. Avete fatto in questo senso prego, un accordo con il comune. A me ha incuriosito anche però il fatto che la Fraternita è proprietaria dell'acquedotto Vasariano. Ecco, dunque, questo è un fatto normale o? No, dunque, allora, la fraternità è proprietaria di tante di quelle cose che forse veramente, ma nemmeno io prima di entrare in fraternità ne avevo idea. Il problema è che devo spendere una lancia in favore dell'assessore Dringoli, perché veramente, ecco, la collaborazione porta risultati, è un dato di fatto, insomma, non c'è bisogno che lo diciamo oggi, insomma è matematica pura questa, elementare, e siamo riusciti a fare un accordo intelligente in cui la fraternità da proprietaria, nonostante un'enfiteusi che voglio dire oggi può avere il senso, il significato anche molto relativo, ma ormai c'è, come dire, anticipa dei denari perché ora c'è un'emergenza e poi in 10 anni li recupererà.
Ecco, ci sarà questo intervento. Fra l'altro, l'altra cosa mi sembra molto bella, c'è cioè questo progetto di farne un camminamento. Cioè, praticamente si cammina all'interno di quello. No, rido perché forse, io no? Ho mandato l'avvocato Carotti in perlustrazione all'acquedotto e è tornato molto provato. Quindi, sì, sì. No, per però, capire, uno proprio passa all'interno di quello che era l'acquedotto, coraggiosissimo. Passa al posto dell'acqua. Sì, devo dire, lo devo ringraziare pubblicamente perché mi ha risparmiato una fatica e anche forse un'occasione di prendere un'influenza. Ma la cosa è molto interessante, cioè io credo che ci fosse un passaggio, no? Non me lo toglie dalla testa nessuno perché non penso che si calassero dal tombino di Piazza Grande, quindi l'idea è proprio quella di recuperare un percorso un po' come hanno fatto in tante città, insomma una grande lezione ce l'ha data Bologna, dove si sono organizzati meravigliosamente bene, quindi un po' una cosa analoga e dove il turista o anche il cittadino potrà arrivare alla fortezza passando sotto la piazza, con divertendosi la fortezza, tra l'altro insomma, c'è anche qualcosa interessante da vedere, poi insomma studieremo, è già in essere una serie di progetti. Ecco, si accennava già in precedenza al Palazzo della Fraternita in Piazza Grande, allora la terrazza invece? La terrazza è una necessità impellente, direi assoluta, perché la terrazza ha bisogno di lavori, sotto è tutta puntellata e non si può continuare a fare il saracino in condizioni così precarie, tanto per cominciare. Poi non c'è solo il saracino, che per me è una cosa fondamentale di questa nostra città, ma c'è anche l'idea di dare delle stanze a questo saracino, cioè una struttura che qualifichi il saracino. Allora si comincia a ragionare, perché allora il palazzo con le sale di rappresentanza, il museo dell'oro, la parte della musica, la quadreria di Fraternita, l'orologio, il liceo musicale, magari potessimo mettere veramente in ordine il teatro Vasariano, e allora diventa, con la biblioteca alle spalle, l'Accademia Petrarca, l'Archivio di Stato, diventa un polo culturale straordinario che nessuna città ha. Questa, però con degli agganci al resto della città, cioè se io faccio un esempio, metto il Museo dell'Oro che comincia dagli Etruschi, un aggancio col Museo Archeologico e così con le altre strutture, pensando magari al contemporaneo, che non va dimenticato, perché la Fraternita è verso il futuro, non verso il passato, perché altrimenti si fa come certi personaggi dei Promessi Sposi, cioè voglio dire, no? Non va bene. Quindi l'arte contemporanea, prego. Piazza San Francesco, cioè questo è il quadro che uno ha in testa, e ci vuole un po' di, come dire, di costanza, e bisogna mandare giù qualche boccone, sperare. Quindi, che le persone non credano che uno sia malato di protagonismo, soltanto, come dire, di innamoramento della propria città. I lavori quindi sono anche ancora, perché tendo a dire, noi siamo tutti volontari in Fraternita, sì, sì. Quindi non c'è un interesse economico. Quindi i lavori sono ancora tanti anche materialmente in altre parti del Palazzo di Fraternita. Ma il Palazzo è a buon punto, eh. Il Palazzo ce la facciamo, insomma, io spero febbraio già una buona parte verrà aperta al pubblico definitivamente, i restauri saranno completati a giugno, ma insomma delle pitture, dopodiché sarà una meraviglia. Sì, parlavamo prima di questo grande patrimonio, di questo concentrato d'arte che è Arezzo, e così mi verrebbe da parlare dell'arte sacra, ma per una domanda che faccio più alla storica dell'arte. Cioè, in questo momento c'è molta, da parte del visitatore e turista, molta impreparazione, ad esempio sulla storia della salvezza, la Bibbia, le religioni. Ecco, mi domando, ma un visitatore di questo tipo, quando va in un museo, ma basterebbe pensare anche agli Uffizi, cosa capisce se non ha questi elementi? Ma io credo che sia un problema che vada anche oltre i musei, nel senso che indipendentemente dal culto, anche dal nessun culto che uno può professare. Sì, ho detto gli Uffizi per non dire una chiesa, no? Io, perché dice una chiesa, sì, esatto, è ovvio, penso, ma che dico, faccia parte la conoscenza di certe iconografie, di certi temi, di certi racconti, perché poi alla fine sono anche dei bellissimi racconti, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, fermo restando che uno si fermi a livello di racconto e non veda ovviamente altro di più. E credo che si debbano conoscere a prescindere, nel senso che appartengono proprio a quello zoccolo duro della nostra cultura. Non voglio parlare neanche di sacro, proprio di cultura, di conoscenza. E credo che qui bisognerebbe modificare molto dei percorsi museali, dentro le chiese dare delle spiegazioni, senza che queste appaiano come un'imposizione, no? Perché
se uno pensa solo il tema della pianta, il tema del legno, il tema, cioè voglio dire, sono tutti aspetti fondamentali. Sì, ho fatto questo ragionamento perché in questi giorni se ne parla un po' da tempo, ma si sta riparlando molto del convegno ecclesiale nazionale che sarà in programma a Firenze il prossimo novembre e che è sull'umanesimo. Ecco, io credo che l'umanesimo senza le radici cristiane non si comprenda, non so se siete d'accordo. Ma io sono d'accordissimo, nel senso che l'umanesimo ci è stato insegnato per molti tempi, ovviamente a seguito di un'ideologia anticlericale molto forte, per carità legittima, ma gli eccessi non sono mai la giusta strada, secondo me, né in un senso né in un altro. C'era da farsi, forse da ribellarsi a certe imposizioni che io stessa non condivido, però poi siamo andati all'eccesso opposto. E l'umanesimo non voleva dire senza Dio, assolutamente. Nessuno ha scritto questo, nessun pittore ha parlato di un senza Dio. Io parlo dell'arte, certo. O scultore. Era un altro rapporto rispetto a quello che poi, anche su questo bisognerebbe aprire un dibattito, insomma, si credeva nel mondo medievale. Io ad esempio sono rimasta sempre colpita di come si insegna ancora Caravaggio, come se fosse stato l'ateo del momento. Siamo in piena controriforma, non esisteva l'ateo. Solo il modo con cui Caravaggio rappresenta la luce è un modo assolutamente divino, è una presenza super essenziale, non si può prescindere da questo. Che dopo abbia fatto tutte le, chiamiamole, birbonate, per non dir peggio, questo sicuro, ma non voleva dire che fosse ateo. Insomma, c'è ancora molta strada da fare anche in questo senso. Credo che ci rimanga l'ultimo minuto, l'ultima domanda è questa: ma per una donna è davvero ancora così difficile arrivare in posti di responsabilità? Sì, io non sono una femminista, tantomeno una femminista dell'ultimo minuto, sono però una donna molto felice di essere donna, pur rispettando moltissimo e anche amando, perché no, insomma, siamo nella piena normalità, il sesso maschile, però sono contenta di essere donna perché secondo me non è un caso che i figlioli li dobbiamo fare noi, per cui il mio femminismo è molto umano, è molto, come dire, nella vita quotidiana e sicuramente siamo abituate a fare tante cose insieme, a pensare tante cose insieme, che forse l'uomo sicuramente non ha fatto in passato, d'accordo, ma non fa nemmeno adesso, anche se le cose forse sono un po' cambiate. E è molto difficile, però devo dire che quando una donna conquista la stima dei colleghi del sesso opposto, poi è una stima vera, una stima profonda, una stima e anche affetto, insomma. Sì, io tutto sommato vedo che ci siano difficoltà per arrivare, però quando uno arriva, bisogna vedere come arriva, però bisogna arrivare per le vie giuste, perché i compromessi poi alla fine hanno una durata molto breve e sono un boomerang, ecco. Assolutamente. Grazie di essere stata con noi e auguri per i tuoi tantissimi impegni che però svolgi con competenza, caparbietà. Insomma, nessuno è immune da sbagli, ma diciamo con l'impegno. Auguri. Grazie.